Ripartire dopo il periodo di crisi dovuto alla pandemia. E ripartenza è anche la parola d'ordine che ha chiuso l'edizione 2022 di Gaite in Gusto, uno dei più importanti appuntamenti fieristici del territorio. La manifestazione si è aperta quest'anno ai temi della rete e della cultura, investendo sulle relazioni del futuro e sulle risorse contemporanee. L'hospitality è il motore di Gaite in Gusto, dai temi di riferimento alle buone pratiche per fare sistema. Bilancio positivo per questa fiera Gaite in Gusto. Non è positivo il bilancio perché il Covid ha lasciato delle ferite ancora tanto aperte, perché sai, il mondo della ristorazione ha subito dei grossi danni, dei grossi contraccolpi, lo sappiamo, voi giornalisti lo state registrando, l'avete registrato e noi lo vediamo perché essendo questa poi la borsa dell'operatore del turismo e della ristorazione, quindi ci rendiamo conto esattamente che cosa sta accadendo. C'è un entusiasmo, abbiamo fatto numeri maggiori del 2020, c'è un entusiasmo da parte degli espositori, anche da chi viene a visitare, gli acquisti, i fatturati ci sono, però quei numeri del 2019 siamo veramente ancora lontani. Certamente il mio lavoro, chi mi conosce, sono testardo, quindi farò in modo che l'anno prossimo, per tutti questi 12 mesi che ci distaccano dalla prossima edizione, saranno mesi che lavoreremo tantissimo, nel coinvolgere altre aziende, altre imprese, in modo tale che riusciamo di nuovo a ritornare, speriamo e ci auguriamo che ce lo consentano gli eventi che purtroppo ci sono. Noi siamo anche molto rammaricati per gli eventi mondiali, la guerra in Ucraina e tante cose che veramente ci stanno facendo male, però il mondo deve andare avanti, noi stiamo andando avanti e devo dire grazie a tutti gli attori che hanno partecipato, che stanno partecipando, e grazie a voi della comunicazione che ci state aiutando a diffondere anche questa notizia.